Mercoledì 28 giugno 2023 avrebbe accoltellato per due volte al torace l'amico al culmine di una banale discussione. La squadra mobile di Brindisi ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio un pregiudicato di 57 anni. La vittima, un 53enne, ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni. L'accoltellamento è avvenuto il 31 maggio davanti a un bar del Rione Paradiso. Un detenuto di 40 anni ha minacciato la direttrice della casa circondariale di Foggia e poi ha tentato di strangolare il comandante della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto lunedì durante un consiglio di disciplina a cui il detenuto era stato sottoposto dopo aver violato il regolamento interno. Informato che avrebbe subito nuove sanzioni, ha reagito con estrema violenza. Maxi furto di pannelli fotovoltaici alla periferia di Copertino, al confine con il territorio di Leverano. Il valore del materiale rubato è di circa 200.000 euro non assicurato e apparteneva a un'azienda di Arezzo specializzata nella produzione di energia elettrica. I ladri sono stati ripresi dagli impianti di videosorveglianza. E due furti notturni, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, hanno creato gravi disagi alla circolazione ferroviaria nel Barese nell'ultimo fine settimana. I ladri hanno portato via due casse induttive all'altezza del bivio di Santo Spirito. Le casse induttive, che contengono rame, sono dispositivi fondamentali per il sistema di controllo e segnalamento sui binari. È caduto dalla scala mentre puliva la canna fumaria sul terrazzo della sua abitazione a San Vito dei Normanni. Un uomo è stato soccorso ieri mattina dai vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autoscala, lo hanno adagiato su una barella spinale e trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi. Un turista ottantenne di Perugia è rimasto ferito cadendo dagli scogli a Portomigiano, in provincia di Lecce. Per il salvataggio nella zona impervia della scogliera si è reso necessario l'intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco. Il pensionato non sarebbe in pericolo di vita. Un party a pagamento, ma completamente abusivo, con il rapper siciliano Skinny, è stato interrotto dalla Guardia di Finanza a Galatina in una villa privata con piscina affittata in nero. Erano presenti almeno 600 giovanissimi di età compresa fra i 12 e i 27 anni. È stato accertato che l'organizzatore e il proprietario dell'immobile non avevano alcuna licenza. Il piccolo Raniero Pedone è volato in cielo. Il dolcissimo bimbo di 7 anni, che era diventato la mascotte della città di Lecce, era da tempo malato e il suo cuore ha ceduto dopo operazioni, ricoveri e sofferenze. La sua lotta coraggiosa, sostenuta dalla mamma Federica e dal papà Daniele, ha commosso tutta la comunità salentina che si è stretta intorno alla famiglia. Dal 10 luglio Bari e Napoli saranno più vicine. In quella data partirà il collegamento ferroviario diretto tra i due capoluoghi di regione, che eviterà ai viaggiatori il cambio di treno nella stazione di Caserta. Il collegamento era stato richiesto dai sindaci di Bari e Napoli il 4 maggio scorso, quando fu siglato un protocollo d'intesa. Calcio: Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Lecce. Il tecnico abruzzese succede a Marco Baroni alla guida della squadra giallorossa. 48 anni, nato a Stoccarda da genitori pescaresi, da allenatore ha ottenuto i migliori risultati alla guida del Parma dal 2016 al 2020, con due promozioni di fila dalla C alla Serie A e una salvezza con la Sampdoria. Ed erano le prime notizie di oggi. Appuntamento a domani.